Riequilibrio, rigenerazione e rilancio dei centri storici sono stati i temi affrontati a Forlì in un convegno organizzato dal Centro Studi Melandri in collaborazione con la stessa amministrazione comunale, che ha colto l'occasione per illustrare i propri progetti per il centro storico forlivese. Noi presenteremo oggi un programma di lavoro che è stato candidato all'interno del bando delle aree degradate ed è un programma di lavori di 12 interventi che insistono quasi esclusivamente sul centro storico. Stiamo parlando di interventi dell'ordine di 18 milioni e proprio nell'ultimo bando programmato insomma dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti abbiamo chiesto un cofinanziamento all'incirca di 8 milioni e 3. Ci siamo tra l'altro posizionati nella graduatoria diciamo come 29esimi e quindi stiamo attendendo che si concretizzino i finanziamenti. I progetti che abbiamo candidato sono tutti progetti nel centro storico di valorizzazione del patrimonio edilizio esistente, in particolar modo andiamo a intervenire sul restauro e risanamento conservativo dell'ex asilo Santarelli, un intervento di circa 5 milioni di euro. Un altro intervento molto importante è il restauro e risanamento conservativo dei padiglioni del Sauli Saffi che porteranno al completamento del campus universitario e anche un intervento sul Palazzo Merenda che è in adiacenza. Non sono naturalmente solo questi gli interventi che abbiamo previsto, ma li collegheremo tra loro attraverso una riqualificazione urbanistica dei percorsi pedonali, ciclopedonali, attraverso delle riqualificazioni di piazze importanti del centro storico ma anche di viabilità.